11 minuti e 5 ancora da giocare nel corso del secondo tempo. Isola che ha ancora speranze di riaprire la gara. Napoli molto solido, che non sta rischiando molto. Palla che intanto esce, non si intendono i giocatori dell'Ollo Caffè. Zoppo la tocca all'indietro. Mentasti, servito da Scola. Ancora Mentasti all'indietro per il numero 28 dal Brasile. Palla per Zoppo, si muove a ribassa, ancora Zoppo, può liberare forse il tiro, si arresta, gli porta via palla Davi e lui va a toccarla impedendo a Javier Fornari di ripartire. De Bail sul pallone, si appoggia all'indietro dove c'è Bocao. Bocao per Davi, circolazione di palla, coinvolto anche Garzia che si appoggia vicino. Palla complicata per Fornari, la domestica bene, Bocao all'indietro, arriva la pressione di Zoppo, Zoppo la va quasi a riconquistare, si lotta sul pallone, calcio di punizione in favore dell'Isola, tutta la voglia di rientrare in partita della squadra di Angelini. Richiamato a ribassi in panchina. Arriva dentro Emer. Del secondo tempo, Mentasti sul pallone, prova ad appoggiare corto per Marcelinho che se la porta sul sinistro, il numero 19, esplode il tiro che si insacca alle spalle di Garzia. Puzza l'Isola che ci crede ancora, il gol di Marcelinho che firma il 2-5. Riparte il Ollo Caffè, ancora avanti di 3, vantaggio rassicurante, ma c'è da giocare metà secondo tempo. Davi non riceve, Bocao, poi André Ferreira prova a liberare Davi, su di lui c'è Zoppo che sta alzando, sta invitando i compagni ad alzare l'intensità. André Ferreira andrà a battere questa rimessa laterale, si appoggia da Garzia con il sinistro, il portiere dell'Ollo Caffè va profondissimo, trova solo la testa di Scola che mette out. Non riceve Bocao, André Ferreira con il destro prova a piazzarla, palla che esce alla sinistra di Basile però. Mentasti, ancora Mentasti, poi Scola. Si muove Zoppo, palla che va proprio dal numero 11, ancora Zoppo, 2 contro 1, può darla dentro, Zoppo Scola! Ed è come una parata quella di André Ferreira che cancella la rete di Scola. Scola all'indietro per Mentasti, prende posizione a ribasso, Mentasti si appoggia, ancora il numero 5, ancora Scola, Scola con il destro! Vicino al palo di Ferreira, di Garzia. Arbitro che dice che Garzia non ha toccato il pallone, rimessa dal fondo. Va con le mani Garzia. Circolazione di palla, poi palla che arriva dentro, Zoppo anticipa André Ferreira, il numero 8 ancora si intralcia con Scola, ultimo tocco che è di Arribas, calcio. Rimessa laterale in favore dell'Ollo Caffè, palla che va lunga, Mentasti tiene sotto controllo Jader Fornari, la raccoglie Basile, ancora Mentasti, Isola che deve provare a forzare i tempi se vuole rimontare. Scola prova a farsi vedere in mezzo alle linee, Zoppo perde il pallone sull'attacco di Crema,
ancora Mentasti con la suola, Fornari va a portargliela via. Ultimo tocco che secondo gli arbitri è del numero 10, dunque Isola in possesso, Basile. Poi palla profonda per Arribas che protegge ancora il numero 8 con la palla tra i piedi. Scola per Mentasti, prova a passare su Fornari, ancora Mentasti, la butta fuori André Ferreira. Fuori Arribas, dentro Marcelinho per questi ultimi 8:49 di gioco. Scola, ancora il numero 28, si appoggia vicino, va giù Marcelinho sull'attacco di Bocao. Calcio di punizione e giallo per il 14 dell'Ollo Caffè. Parte Scola con il destro a cercare la porta, palla troppo alta sopra la traversa di Garcia. Il numero 20 chiama il movimento di Fornari, palla che va proprio dal numero 10, si propone Bocao con il tacco a servire in profondità, poi lo scavetto ancora per Fornari, ci mette i piedi Mentasti e poi le mani Basile, rilancia il numero 12, palla che raggiunge Scola, Scola vicino a lui da Marcelinho, Marcelinho in surplus, va sul sinistro Marcelinho e la risposta di Garcia che tiene il vantaggio di 3 per il Ollo Caffè. Emer appena rientrato in campo fa circolare il pallone da Marcelinho, Marcelinho si appoggia da Giuseppe Mentasti che ha un pochino di spazio. Va da Zoppo, palla che va dentro, ritorna al numero 11 e la tiene lì Garcia e poi va a rilanciare per Fornari, palla troppo lunga, Basile può metterla fuori, Isola che ci sta provando. Bocao, sale la pressione dei ragazzi di Angelini, André scambia vicino, 1-2 che si chiude, ancora André, la scivolata, forse intervento di mano, così non è secondo l'arbitro, riparte l'Isola, ancora con Zoppo, palla che resta in campo, anzi no, anzi sì, c'è stato il cambio, Mentasti fuori, dentro e Spindola, circolazione di palla, attenzione il colpo di tacco e Spindola provava a restituire palla a Marcelinho, Emer ancora per Marcelinho, per Emer che può andare al tiro, palla che va alta, Davi va profondo dove si muove Manuel Crema che la mette giù di petto, la controlla, non c'è fallo, ultimo tocco del 17, allora riparte l'Isola, 7-10 alla conclusione della gara. Emer si è appoggiato su Marcelinho, Marcelinho la lascia lì per Spindola, sul parquet anche Arribas, Emer va da Marcelinho che prova l'uno contro uno, ancora Marcelinho sfida gli avversari, palla dentro per Spindola, la spinta un pochino ingenua di De Bail, molto vistosa, arbitri che fischiano, quarto fallo dell'Ollo Caffè Napoli. Parlano Emer e Marcelinho, Scola sul punto di battuta e Spindola accanto a lui. Bocao pronto ad andare a chiudere sul numero 14 dell'Isola. Vedremo quale sarà la scelta di Vinicius Scola. La panchina dell'Isola informa Scola che si tratta del quarto fallo dell'Ollo Caffè. Parte Scola, arriva Marcelinho con il sinistro, palla deviata che esce fuori,
Emer sbaglia il tocco, Scola va al contrasto, ultimo tocco proprio il suo, Davi riconquista il possesso di palla per il Lollo Caffè Napoli, ancora il numero 5 che svirgola il rilancio, Isola che aumenta, Scola va all'indietro dal suo numero 12 Basile, si appoggia corto, si muove Marcelinho, Emer sbaglia il tocco, anzi era al ribas, palla dentro, sto lavorando Fede, ciao, sale la pressione sulla difesa dell'Isola, palla profonda, Arribas la tocca per Espindola, Espindola la allarga dove c'è Emer, arriva Marcelinho a rimorchio, Marcelinho la scambia con Espindola, Espindola all'indietro, la raccoglie Basile, suggerimento troppo arretrato per Emer, rilancio del Napoli che ha colpito la struttura, dunque fallo laterale in favore dell'Isola, Marcelinho, palla che va da Emer, Emer cerca ricevitori, si appoggia alla fine a Basile, si fa vedere proprio Marcelinho, palla che va da Arribas, ecco Marcelinho ora in possesso, su di lui De Bail, ultimo tocco che è probabilmente di un giocatore dell'Isola, girandola di cambi, da parte del Napoli, è uscito André Ferreira, palla che va in profondità, non la tocca Espindola, la tocca Fornari, rimessa laterale per l'Isola, 5:55 al termine, arbitri che rettificano la posizione di battuta, Espindola, Marcelinho, Marcelinho prova a sfidare il numero 6 Botta, Espindola non riesce a giocare il pallone, ancora possesso Isola però, Emer va dentro sul secondo palo, la rovesciata di Arribas e la prende Garcia, poi Marcelinho va a chiudere tutto, ottima occasione per Arribas, va giù Marcelinho, non c'è fallo, due uomini a terra, la butta fuori Basile, altra occasione interessante per l'Isola,